Ha colto la realtà nuda e cruda con obiettività e attenzione ai più deboli, proponendo conseguentemente un servizio negativo all'immagine della città ieri e sempre Carta Bianca, la popolare trasmissione di Rete4 condotta da Bianca Berlinguer, che senza mezzi termini ha messo in luce le imbarazzanti carenze dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E dato che, come la nostra informazione, le immagini raggiungono tutta Italia, ci siamo chiesti quanti italiani si siano domandati di quale cultura si parli quando ci si fregia del titolo di capitale della stessa per il 2025. Cultura è, tra le altre cose, conoscenza e attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, in relazione al quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Le immagini e le dichiarazioni andate in onda nel servizio, che potete rivedere integralmente sul sito, è sempre Carta Bianca, titolato La sanità e le disuguaglianze sociali, all'interno dello stesso offre uno spaccato ampio di ciò che significa avere necessità della sanità pubblica ad Agrigento. E in chiusura dello stesso le dichiarazioni di resa dell'ex primario del pronto soccorso Sergio Vaccaro, adesso a Palermo, i cui appelli sono stati ritenuti inutili piagnistei. Una situazione quasi ingestibile. Io ho fatto 30 ore continuate, ma non perché voglio essere l'eroe, perché non mi sentivo di abbandonare un pronto soccorso. Però arrivato a un certo punto, dopo 15 mesi, io non potevo continuare così. Non riuscivo nemmeno a dormire la notte perché, dico, io sono direttore di un'operativa complessa, ma con una struttura sguarnita completamente. Quanti medici erano Sei, presenti? sei, sei. Su una pianta organica di 21 più il primario. Quindi lei si è trovato con un terzo dei medici? Certo. La risposta della direzione era che ormai aveva esaurito tutti i medici a disposizione e quindi era un problema che dovevo risolvere io. Ho cercato di scrivere delle lettere, perlomeno rimane la traccia delle mie richieste. Ne ho scritte ben 32. A queste mie lettere, in una di queste tante mie lettere, è stato risposto che le mie lettere erano inutili piagnistei. Non c'è altro da aggiungere. Gli italiani si sono fatti la loro idea, che è quella di una comunità agrigentina abbandonata a tutti i livelli da politica e burocrazia, che sono interessate quasi esclusivamente a vestire quell'abito della cultura, organizzando eventi che sono ben distanti dai bisogni primari della popolazione.